Il telefono non si accende più? Bene, cosa fare? Lo scopriamo in questo video di oggi. Buonasera, o meglio, buongiorno a voi, a tutti quanti. Questo è un telefono che purtroppo non si accende più. Di conseguenza mi trovo purtroppo nella condizione eventuale di andarlo a buttare. Ecco, non c'è cosa più sbagliata che io possa andare a fare. Perché? Perché a volte il problema è molto semplice. Ed è basta infatti togliere la batteria ed eliminare eventuali residui di polvere, oppure diciamo così, aspettare che il telefono si venga a ricaricare, perché magari è da molto tempo, giorni o addirittura mesi, che o in casi ancora più estremi, anni, che magari ho tenuto il mio telefono cellulare dentro ad un cassetto, non l'ho più acceso e di conseguenza il mio telefono si è andato a, diciamo così, scaricare quasi del tutto, e quindi ci vuole un po' di tempo affinché si ricarichi. Quindi, cosa fare in concreto e in astratto? Se è un telefono che è tenuto per molto tempo, anche anni, dentro chiuso ad un cassetto, lo riprendi in mano e ovviamente lo vai a ricaricare. Quindi colleghi il caricatore, o meglio il cavetto, alla presa di ricarica e aspetti almeno 40 minuti. Se in quei 40 minuti si riaccende, significa che il telefono funziona, altrimenti ovviamente no. Oppure un altro metodo che ti do è quello di fare come sto facendo io ora. Cosa sto facendo? Sto togliendo il vano di dietro. Ovviamente questo lo puoi fare anche con il tuo smartphone. Questo è un telefono, facciamo finta che non è uno smartphone, facciamo finta che sia il tuo smartphone. Fai così, poi togli la batteria dal relativo telefono cellulare, soffi sulla batteria dietro, sotto, davanti, dove vuoi tu. Dopodiché pulisci tutto il tuo telefono nella parte dietro o dentro, facendo sì che i connettori, quelli gialli che troverai nel tuo telefono smartphone, siano tutti puliti. Quindi passaci anche 2 o 3 volte, magari o con una pezzuola di quelle pulite che puoi trovare anche per andare a pulire i tuoi occhiali. Mi raccomando, non utilizzare prodotti acquosi, quindi acqua e via di seguito, perché sennò secondo me lo vai a rovinare. Dopodiché, una volta che puoi tutto bene il tuo telefono cellulare dietro, dentro, nella parte dove si trova la batteria, la puoi andare a rimettere, va bene? Questo telefono, per esempio, non riesce ad accendersi, no? Io mi auguro che adesso, avendo attuato questa pratica, che poc'anzi ti ho descritto e vi ho descritto, riuscirò di fatto ad accenderlo. Spero proprio di sì. Adesso rimetto a posto il telefono, l'ho ricompattato. E mi auguro che questa volta il telefono sia. Se si riaccende significa che era polvere, e infatti si è riacceso. Bene, sono molto contento. Ecco qua, già si è riacceso il telefono. Eccolo qua. Per fortuna non ha avuto difficoltà di sorta ed è perfettamente funzionante. Va bene, quindi significa che c'era polvere. Questi sono i trucchi secondo me essenziali per far sì che venga ripreso. Oppure, ripeto, ricaricalo. Togli la batteria, soffiaci, tieni la batteria per qualche ora di tempo fuori dal telefono cellulare. Insomma, devi valutare tu il da farsi. Io ti ho dato questi trucchi: ripulire il telefono da polvere, perché può darsi anche che la polvere si sia andata a inserire dentro la batteria, o meglio intorno al tuo telefono cellulare, e quindi devi andare a ripulire, va bene? Grazie a tutti, grazie a te. Da Narratore Italiano all'Anagrafe Leandro. Ciao.